Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Diciamo, la nazione nella quale quando c'è da delinquere si può venire, perché qui, insomma, siamo meno attenti di quanto non lo siano altri. Doveva essere un messaggio forte e chiaro contro i rave. 24 ore dopo siamo già all'esegesi e riscrittura del primo provvedimento manifesto del governo Meloni. Non c'è scritto rave party, whisky e cia cia cia, è scritto in italiano. C'è la discussione parlamentare dove è lecito discutere se il tetto massimo va bene, se le definizioni lessicali vadano migliorate. Approvata nel primo Consiglio dei Ministri e fortemente voluta dalla Premier, la norma lampo contro i rave sta scatenando proteste, imbarazzi, fastidio e una corsa ai distinguo dentro la stessa maggioranza, soprattutto tra le fila di Forza Italia. Ci sarà un passaggio parlamentare, si fermi, c'è qualche Cattaneo. Aspetto che va modificato, lo modificheremo. Però apre a modifiche parlamentari. In attesa che il decreto della discordia arrivi in Parlamento, tocca al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, correre ai ripari. Prima una nota del Viminale per chiarire che non è previsto il ricorso alle intercettazioni, poi la lunga intervista al Corriere della Sera per spiegare che la stretta non si applicherà ad occupazioni di scuole e fabbriche, perché il decreto fotografa soprattutto gli eventi che qualifichiamo come rave party. Garantisti contro pugno duro, lo scontro prima ancora che nelle aule del Parlamento va in scena dentro il governo. E finalmente torniamo a far rispettare le regole. A sollevare i primi dubbi già durante il Consiglio dei Ministri sarebbe stato l'azzurro Antonio Tajani, che è anche vice premier. E sarebbe stata la stessa Meloni a sbloccare la discussione togliendo dal tavolo almeno la possibilità di ricorrere alle intercettazioni, punto che, secondo il presidente delle Camere Penali, resta ancora controverso, visto che contro chi organizza rave sono previste pene superiori ai 5 anni.